Bentornati in diretta con il Canto del Cigno, sono le 16:59 minuti, sta per iniziare la seconda ora insieme, sono Marco Cignoli, Francesco Lubarno la regia, ovviamente in vostra compagnia fino alle 18 e come vi avevo già preannunciato, è qui davanti a me, sono felicissimo di dare il benvenuto ad Aida Cooper, buongiorno. Bla 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 bla, ciao. Bla 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 bla. Ciao, benvenuto, come stai intanto? Ma abbastanza bene. Sei fornissima. Sì? Sì, assolutamente. Trovi? Trovo, sono sincero, davvero. Mamma mia. Sì, sì. Sarà questo momento d'oro, sarà questa uscita del disco che ti ha dato questa carica, questa grande verve e questa energia. Kintsugi, amica mia, esatto, è il titolo dell'album. Esatto. È un omaggio, diciamolo subito, immediatamente, a Mimì, a Mia Martini. È un omaggio d'amore veramente per Mimì, la più grande cantante italiana. Ok, beh, già questa è una dichiarazione d'amore enorme. Anche internazionale, perché non scordiamoci che Mimì è stata l'unica cantante che ha cantato con Charles Aznavour sì, all'Olimpiadi di Parigi. È vero. Hai fatto bene a ricordarlo. Ma ne parleremo un bel po', di Mimì, di Loredana, della tua carriera. Insomma, avremo modo di raccontare un po' di cose. Allora, mi sembra d'obbligo chiederti come mai esce proprio adesso questo disco. Come mai? Quando è nata l'idea, ma come mai esce oggi? Ho sempre voluto fare qualcosa per Mimì, è solo che non ne avevo i mezzi e ho dovuto attendere, esatto. Quando mi si è prospettata l'occasione di questo disco, non stavo più nella pelle, ho realizzato il mio sogno. So che è stata Loredana un po' a dirti: dai, facciamolo, è un bel progetto. No, veramente no. Ah, ok. Com'è andata allora? No, allora forse avevo capito male io. Loredana ha dato il benestare per questa cosa. Il benestare, ok. Come ha dato il benestare alla Fiction che è stata fatta. Certo, Io sono mia. Esatto. E però questa cosa è nata da un'altra persona che mi ha sentito cantare dei brani di Mimì in una serata e mi ha proposto di fare questo disco. Ah, vedi, ok. Dare a chi di dovere quello che gli si deve. È una persona che conosciamo? No, perfetto. Allora, una domanda che è arrivata poco fa di un fan vuole sapere qual è stato il momento più emozionante nel corso proprio della registrazione di questo album. Ma tutti emozionanti, perché questo album poi l'ho fatto veramente in pochissimo tempo. Ho fatto 10 brani in 10 ore, considerando le sigarette del fonico, dell'arrangiatore. Obbligo, ovviamente, certo. Andare a bere, andare in bagno. È nato un disco. 10 ore, un disco. Una maratona, praticamente. È stata fatto una maratona. Molto intensa. Vabbè, ci sta. Buona la prima, insomma. Buona la prima. E a proposito di prima, la prima traccia che è uscita proprio da questo album è Quante volte. Testo di Mia Martini, musica di Shel Shapiro. Tra l'altro ho specificato, ci tengo a rifarlo, testo di Mia Martini perché noi la ricordiamo come una grande interprete, ma è stata anche un'ottima cantautrice. Questa è una cosa che non sempre viene ricordata, no? Questo testo poi è molto bello, fra l'altro. La cosa che mi ha colpito, c'erano Almeno tu nell'universo, Minuetto, Gli uomini non cambiano, insomma, tutte le canzoni strafamose, ma tu hai scelto come primo singolo qualcosa di un po' meno conosciuto. Come mai? Esatto, prima cosa perché l'ha scritto Mimì e secondo perché questo brano mi si confà molto come testo, cioè crea l'attenzione sul conflitto che esiste a volte tra amore, amicizia e l'ambiguità che si crea in certi rapporti. Sì, okay. A te è capitato? Sì, è capitato. Ah, vedi, quindi ti immedesimi perfettamente. Sì. Bene, bene, vabbè, no, non vado più a fondo, se no entriamo nella sfera privata, ma facciamo una cosa, lasciamo parlare la tua voce e la musica e le parole di Mimì con il primo singolo da Kintsugi, Amica Mia, cioè il nuovo album di Aida Cooper, il titolo è Quante volte. Quante volte, Aida Cooper, questo è il primo singolo estratto da Kintsugi, Amica Mia, che è il nuovo album proprio di Aida che è qua con noi, un omaggio a Mimì col cuore, l'abbiamo detto, visto che sicuramente te l'avranno chiesto in tanti, ma non tutti lo sanno, Kintsugi, ma cosa vuol dire Kintsugi, diciamolo? Kintsugi, praticamente, sì. Kin vuol dire oro, sì. Sugi vuol dire riunire, mettere insieme, e praticamente i giapponesi usano questa tecnica quando cade qualcosa e rimettono insieme i cocci suggellandoli con dell'oro o dell'argento, comunque un metallo prezioso, e quindi l'oggetto diventa ancora più prezioso.
È una metafora per far capire come l'uomo può ricongiungere i pezzi della sua vita reagendo a dei traumi subiti, okay, e rimettere insieme la propria vita. Ascolta, l'album esce in un anno molto importante dove forse si sono rimessi un po' insieme i cocci del ricordo di Mimì, no? Finalmente è stata omaggiata nella maniera migliore, cosa ne pensi? Io e Mimì abbiamo diversi cocci, molti cocci da abbiamo avuto nella nostra vita da rimettere insieme. L'avete fatto anche insieme, tra l'altro, avete addirittura abitato insieme. Sì, guarda, è stato un periodo bellissimo perché io mi sento molto vicina a Mimì come donna, soprattutto, e poi vabbè, come cantante è inutile dirlo. Certo, è stato un anno, dicevamo, molto importante per Mimì perché è uscita la Fiction, prima al cinema in realtà, Io sono mia, esatto, e poi in prima serata su Rai 1, grande successo di ascolti. Serena Rossi l'ha omaggiata molto al Festival, brava, di Sanremo, bravissima, molto davvero. Secondo te, dato che probabilmente tutte queste iniziative avvicinano la musica e l'anima di Mimì alle nuove generazioni, cosa può raccontare, cosa può dare a chi oggi inizia a fare musica o semplicemente agli ascoltatori di questa generazione? Ma può dare tanto, perché Mimì, una cosa che forse ha in comune con me, scusate se non sono modesta, ma è l'emotività, è il cuore, è la rabbia che uno ha dentro. Io quando canto, e come sentivo in Mimì, questa rabbia inespressa che per una vita magari insoddisfacente, per una vita che non ti ha dato quello che veramente avresti voluto. Certo. Quindi io vorrei portare in giro questo spettacolo su Mimì per far conoscere sempre di più Mimì anche ai giovani che forse non l'hanno conosciuta in passato. Tu mi hai parlato di spettacolo, a cosa ti riferivi? Vorrei fare uno spettacolo dal vivo. Ah, attenzione! Dedicato interamente a Mimì. Parli di un tour musicale o di altro? Un tour musicale. Ok, un tour musicale, beh, questa è una notizia, non so se l'hai già detta altrove, ma io la considero una piccola anteprima. Un tour musicale interamente dedicato al repertorio di Mimì. Esatto. Cavolo, bellissimo. E cosa stai aspettando? Sto aspettando i musicisti, sto aspettando di avere un aiuto per poter fare. Allora speriamo che si possa realizzare questa grande cosa perché sarebbe davvero importante. Ascolta, che rapporto hai con i tuoi fan? Cioè io bellissimo, perché io penso che bisogna amare la gente, cioè questo lavoro ti rende famoso o comunque ti rende giustizia perché esistono i fan, certo, cioè quelli che comprano i dischi, spesso vengono trattati male. Io ad esempio i fan di Loredana li ho sempre trattati benissimo, mm-hmm, e loro so che mi vogliono bene, questo già mi basta. Assolutamente, io ho avuto modo di assistere ad alcune date degli ultimi tour di Loredana e c'è un affetto smisurato nei tuoi confronti quando tu ogni volta che c'è un concerto di Loredana, Dana, tu poi esegui una canzone da sola, no? Esatto. E c'è sempre davvero un grandissimo affetto nei tuoi confronti ed è una cosa molto 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 bella. Io li ringrazio proprio di cuore perché sono stupendi questi ragazzi. È vero, è vero, è vero. Tra l'altro, proprio da quando hanno saputo che tu saresti arrivata qua, hanno scritto in molti, hanno mandato delle domande, poi te le farò, e c'è qualcuno che ha chiesto anche di intervenire telefonicamente. Wow. In particolare, sì, in particolare c'è una ragazza che ci teneva tantissimo a salutarti e che inizio a salutare io, si chiama Marina. Ciao Marina, ci sei? Sì, ciao. Benvenuta al Canto del Cigno. Allora, so che ci tenevi tantissimo a salutare Ida e a fare due chiacchiere con lei, quindi guarda, te la lascio, vai Marina. Grazie, siete gentilissimi. Marina, io mi sto emozionando perché mi viene da piangere, perché, scusatemi, perché Ida, mi senti? Ti sento. Sì, è bello perché Aida parla cantando, è meraviglioso, sì, è uno spettacolo. Cara, grazie, perché cerca di drammatizzarmi, di aiutarmi forse. Ascolta, no, io sì, non voglio farvi perdere tanto tempo, volevo, sì, io non saprei neanche cosa chiederti perché potrei chiederti tantissime cose. Quello che volevo dirti è grazie per aver fatto questo bellissimo regalo, a me che sono una fan di Mimì da una vita, e a tutti noi fan. Questa raccolta veramente mi hai emozionato e riesci a farmi a piangere, perché devi sapere che io sono ipercritica su tutto ciò che riguarda Mia Martini, nel senso che è stata, vabbè, è inutile rimarcarci sopra, è stata bistrattata, maltrattata, eccetera, e quindi io sono ipercritica anche su tutte le persone tutti quelli che provano a cantare le sue canzoni. Io le ho ascoltate,
ho ascoltato il tuo CD e devo dire che tu sei l'unica che riesce, che sei riuscita a farmi piangere, specialmente con E non finisce mica il cielo, con quella e poi anche Donna, e poi c'erano due canzoni che io non conoscevo, tipo Sono tornata. Ah, bellissima, è scritto da me quella, eh? Sì, infatti, sì. Mi è piaciuto tantissimo. E poi anche perché vedi, Aida, io credo che interpretare Mimì non è facile, infatti ho sempre detto che le sorelle Bertè nessuno riesce a imitarle, perché vero, sono uniche tutte e due. E cioè, imitano tutti la Mina, la Vanoni, la Patti Pravo, eccetera, ma Mimì e Loredana sono inimitabili. Io ho 54 anni, ma sono 35 anni, 40 che lo dico. Beh, insomma, è vero, Loredana e Mimì sono due mostri sacri della musica, ma hanno anche una identità vocale interpretativa che effettivamente è unica. Però è bello sentir dire da una fan sfegatata di Mimì e anche di Loredana che Aida davvero è riuscita a rendere omaggio, a fare questo omaggio in maniera magistrale. Io non so a Mimì come ringraziarti, guarda, ti bacerò. No, Aida, no, ascoltami, no, scusami, fanne un altro, nel senso, perché c'è. Tu riesci, allora io ho sempre pensato che interpretare Mimì vuol dire avere, essere entrata dentro lei come persona, averla capita, cioè aver vissuto con lei e capire ciò che provava quando cantava. E per quello che nessuno, pochissime, ma quasi nessuno riesce a interpretare quando cantano le sue canzoni. Sembrano canzoni, sembra la lezione di scuola, come dire. Sì, e invece te veramente, guarda, cioè ti dico, piango perché piango sempre. Per me ogni festival di Sanremo dovrebbe avere una sigla iniziale dedicata a Mimì. E anche se non sono proprio patita tantissimo di Renato Zero, però secondo me la canzone è la grande assente, ogni sigla iniziale di ogni festival di Sanremo. Perché l'amore per Mimì non è mai abbastanza, diciamolo, lo merita e ne meriterebbe ancora di più. Ascolta Marina, io ti ringrazio tanto davvero per essere intervenuta. Aida è Marina, felicissima. Io ti ringrazio moltissimo per quello che hai detto e spero di incontrarti dal vivo. Quindi mi raccomando. Guarda, io credo di essere in contatto con te via Facebook, adesso non so, io seguo e ho letto tutto, anche il significato di Kintsugi, sì. Perché io non lo sapevo ed è una cosa che mi è incuriosita e quindi andrò a fondo. Scusate se vi ho portato via tanto tempo, e Aida sei fantastica, tu non sei una semplice corista, ecco, e ci siamo capite, tu sei un artista, anche te come lo era Mimì. E fanne un altro, ti prego. Fanne un altro, Aida. Tesoro. Grazie mille, Marina. Un bacione, a presto. Ciao, Aida, grazie. Scusa, ciao. Allora, ascolta, prima di parlare del. Bellissima questa telefonata, devo dire. Questa è un'altra dichiarazione d'amore. Oggi è la giornata delle dichiarazioni d'amore. Allora, prima di parlare del rapporto tra te, Mimì e Loredana, perché è inevitabile farlo, io volevo parlare un pochino invece della tua esperienza discografica proprio da solista, al di là delle sorelle Bertè. Lo facciamo andando indietro un pochino di un po' di anni. Era il 1988, un bel successo tuo fu Viva, anzi non Viva la Mamma è un'altra cosa, Viva la Mamma, perché volevo sentirtela cantare. Un bel successo tuo fu Mia Mamma, esattamente, l'album era Vinti e Vincitori, esatto. Ascolta, ti va di dirmi, prima di ascoltarla, che ricordi hai di quel brano così al volo? Ma questo brano era stato scritto da Alberto Salerno, marito di Mara Maionchi, no? Esatto. E quindi? E purtroppo devo dire che io avevo fatto questo disco Vinti e Vincitori, che aveva dei pezzi bellissimi. Mm-hmm. E purtroppo lo feci prima di Sanremo, cioè se fosse uscito questo disco per Sanremo, okay, probabilmente forse qualcosa avrei vinto, ma comunque sarei arrivata in finale, non lo so, perché poi purtroppo la mia produttrice scelse un brano Sanremo che non era adatto a me, ho ritenuto adatto a me, capito? Certo. Però sarei impuntata su quello a tutti i costi, alcune volte le case discografiche. Litigato, poi ho detto magari io ragiono da cantante, troppo da cantante. E forse invece avevo ragione. Avevi bene. Ragione, eh sì. Vabbè, noi riascoltiamola. 1988, Mia Mamma, Aida Cooper, e poi torniamo qua. Mia mamma.
Mia mamma, Aida Cooper, vuoi al sapere, canto del cigno. Dimmi. Vuoi sapere una chicca di questo brano? Eh beh, come no. Che mia mamma si vergognava quando usciva. No. No. E tutti mi chiedevano, ma veramente tua mamma è così? Borsette di coccodrillo e tacchi a spillo. Eh sì, perché uno pensava fosse autobiografico il brano, no? Esatto. E quindi insomma, le nostre mamme cosa devono mia passare? Mia madre ha detto, questa non me la dovevi fare. Mannaggia, vabbè. Ti ha perdonata, Aida? Ti ha perdonata? Sì, poveretto, ormai non c'è più. Okay. Dalla sua adesso capirà benissimo che non era rivolto a lei. Non era rivolto a lei. Ascolta, abbiamo ascoltato questo brano, è uno dei tuoi successi da solista, no? Tu, cos'è successo? Che tu tra gli anni 60, fine anni 60 e fine anni 80 hai avuto le tue avventure artistiche proprio al di là delle sorelle Bertè. Hai fatto Castrocaro, hai fatto Sanremo, hai fatto dei dischi, hai pubblicato degli album live, eccetera. Sono sfigata. No, ti volevo chiedere, è quella la motivazione per cui dall'89 in poi basta, cioè solo live, solo il musica dal vivo. Il mondo dello show business è veramente assurdo, hai capito? Io mi sono ripresentata con altre cose, poi calcolano l'età, calcolano il fatto che tu non sei riuscita in precedenza dopo Sanremo, hai capito? Sì. Quindi praticamente avevo un po' abbandonato facendo soltanto delle serate mie. Però adesso torno alla carica. Torni alla carica? Sì. Questa cosa mi piace molto. Io non mi arrendo mai. Bene, bene. Beh, questo è importante, devo dire. Allora, a proposito di non arrendersi mai, ci vuole una bella pazienza a portare avanti decenni di amicizia con Loredana. Ma anche Mimì aveva il suo caratterino, c'è da dire, no? Guarda, io con Mimì non ho mai litigato. Con Loredana sì. Con Loredana sì. Come si fa ad essere amiche di due personalità così complesse? Ma sarà il segno zodiacale. Io sono cuspide, acquario, pesci. Loro sono vergini. Ah. Loredana è esuberante, ha un carattere estroversa. Certo. Mimì invece era molto introversa. Okay. Ma comunque con Mimì non ho mai litigato. Anzi. Sempre d'amore d'accordo. Sempre d'amore d'accordo. Ma allora si è parlato tantissimo, no, del rapporto tra Mimì e Loredana. C'è chi dice si amavano la follia, c'è chi dice no, litigavano sempre, non si sono parlate per sì, anni. Sì, litigavano, ma lo si sappiamo. Litiga spesso fra fratelli. Io ho un fratello con cui ho litigato per tutta la vita. Quindi, però vi volete un bene dell'anima. Insomma. No, non dire così. No, sicuramente li vuoi bene. Eri molto ironica, no, lo percepito. Li voglio bene, no, è vero. Secondo te cos'è che allontanava Loredana da Mimì e cosa invece le avvicinava indissolubilmente? Ma Mimì Mimì diceva peccato che è mia sorella, perché se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Esatto. Però era ironica anche lei, vedi? Sì, infatti Mimì era molto ironica. Eh sì. Veramente tanto, era speciale, era un'osservatrice. Mi ricordo che a volte pensavo, ma è pazza. Mi diceva, guardi il telegiornale, guardi i tre telegiornali e vedrai che la stessa notizia uno la dà diversa dall'altro. Io dice, ma è pazza. Poi andavo a guardare, bene, io non sono un'osservatrice. E dicevo, cazzo, ha ragione. Ed è così ancora oggi, tra Ed l'altro, è così diciamolo. Ancora oggi, la stessa notizia in tre modi diversi. Esatto, dice, perché boh. Ognuno la dice a modo suo, esatto. Ovviamente, e ciò che gli conviene, ciò che preferisce. Ascolta, a proposito sempre di queste due sorelle, no? Io dico sempre che quando noi diventiamo amici di qualcuno, probabilmente è perché quella persona ha qualcosa che ci fa un po' sentire a casa. A te cos'è che faceva sentire a casa di Mimì e cosa ti fa sentire a casa di Loredana? Ma è una domanda particolare questa, eh? Cosa che mi faceva sentire a casa quando arrivavo e mi preparava da mangiare, mi faceva le linguine che non mi piacciono. Ah. E diceva, speriamo che Mimì stavolta. Poi mi dispiaceva, hai capito, dirglielo, perché poverina, sarei impegnata. Oppure mi portava il caffè a letto la mattina. Ti viziava. E lì mi sentivo proprio come una sorella, come se fossimo due sorelle. La okay. stessa cosa mi capita con Loredana, anche se a volte mi fa incazzare. Però raccontami come ti vizia Loredana, dai. Con Loredana una volta abbiamo litigato e io ho detto, io mi licenzio durante prima di uno spettacolo. Mi licenzio e abbiamo litigato e lei mi ha detto ridammi la gonna di pelle. Io
Salgo su questo camper che avevano allestito, dico: tieni la tua gonna. E lei mi guarda e mi fa: lo vuoi un toast? No, vedi, e lì però ti si apre il cuore, capito? Perché come fai a dire no, non voglio sì, il toast? Mi fa morire, perché Loredana non chiede mai scusa. Se succede qualcosa, le cade il bicchiere, perché tu hai messo il bicchiere vicino al suo e allora sì, è caduto il bicchiere. Cioè, questo mi fa incazzare. Però poi si fa perdonare con i toast. Poi si fa perdonare con vedi, i toast. Vedi. Ascolta, dicevamo, grande anno per Mimì, perché è stata celebrata moltissimo, più che mai, no? Meno male, e non ce n'è mai abbastanza, come dicevamo anche con la ragazza che era al telefono con noi prima. Grande anno anche per Loredana, 3 standing ovation a Sanremo. Pazzesco, abbiamo fatto degli spettacoli pazzeschi, dove lei proprio si è data tutta, e c'era un sacco di gente, standing ovation in tutte le parti che abbiamo, in tutti i posti che abbiamo fatto. Esatto, Liberté Tour, stai parlando, sì, esatto, ovviamente, che ha portato esatto in giro per l'Italia l'ultimo album di inediti di Loredana. Esatto, a volte mi meravigliavo io della sua forza. Ma infatti, cioè, tu quando, dove eri? Eri a casa quando c'era Sanremo o eri a Sanremo con lei? No, non mi ha portata a Sanremo. Non ti ha portata, lasciata a casa. Quindi eri a casa, ti sei guardata Sanremo da casa, quando vedevi l'Ariston impazzire per lei oppure contestare? Ero contentissima per lei, perché io non sono mai stata gelosa, secondo me sono tutti più bravi di me, e non sono mai stata gelosa dei personaggi con cui ho cantato. Quindi applaudito insieme al pubblico. Esatto. Bene, esatto. Allora facciamo un salto indietro di qualche mese, questo Sanremo che ha portato veramente grandi consensi a Loredana. Il brano era scritto tra gli altri anche da Gaetano Correri degli esatto Stadio, ma anche da Romitelli e da Pulli, se non ricordo male. Il titolo è Cosa ti aspetti da me? Loredana Bertè, e poi torniamo ancora in diretta al Canto del Cigno con Aida Cooper e il suo album Kintsugi. Loredana Bertè. C'è qualcosa. Cosa ti aspetti da me? Loredana Bertè al Canto del Quanto Cigno. Quanto l'ho cantata quest'estate. In tour con Loredana, immagino, non sì solo. Certo. Allora, poi ne parliamo di tour, eccetera. Adesso ho raccolto in giro per i social, Facebook, Instagram, Twitter, eccetera, un po' di domande che sono arrivate da parte dei tuoi fan. Ok. E te le volevo rivolgere, le ho messe tutte insieme. Allora, la prima: qual è il tuo album preferito in assoluto di Mia Martini? No, non ce n'è uno in assoluto, okay, perché ogni album contiene dei brani bellissimi. Ok. Qual è il motivo per cui tu e Loredana litigate più spesso? Perché siamo due teste. Ah, ok. Ok. Ma fate pace con i toast. Sì, esatto. Io oggi ho imparato questa cosa, che tu e Loredana fate pace con i toast. Oh. Qual è il ricordo più bello che hai legato a Mimì? Ho un sacco di ricordi belli, sarebbero anche troppo lunghi da spiegare. Mm-hmm. Comunque quando tornai a casa e dissi: non è, ho sbagliato casa, perché lei amava tantissimo i negozi di ferramenta. Ah. E aveva preso tutte le pinze, cose, le aveva tutte attaccate al muro. E ho detto: ho sbagliato casa. Lì c'è un film praticamente. Se dovessi scegliere un giovane artista con cui collaborare, chi sceglieresti? Vasco Rossi. Giovanissimissimissimo della nuova generazione. No, beh, ci sta, Vasco è un ragazzino sempre, cioè. E l'importante è rimanere ragazzini, perché infatti sia io che Mimì, ma anche Loredana, siamo giovani dentro. Eh sì, è vero. L'importante è rimanere. La nuova generazione me la snobbi così? La nuova generazione non mi dice molto, devo essere sincera. Ok. Beh, Loredana si è fatta contaminare tanto ultimamente, Bunda Bash, e Tommaso Paradiso, e Fabio Rovazzi. Vabbè, ok. Se mi chiedono se ti piacerebbe condurre un programma televisivo, non so come mai, ma vogliono sapere questo. No. Anche perché con la voce non sono all'altezza di un programma condurlo. Condurlo, potrei sì partecipare come cantante. Anche perché con la voce che hai, secondo me è meglio che sei sul palco a cantare piuttosto che andare a condurre programmi televisivi. Qual è la tua canzone preferita dell'ultimo album di Loredana, Liberté? Anima Carbone. Anima Carbone, molto intensa, sì, struggente. Sì. Ti piacciono le canzoni struggenti? Io sono melodrammatica. Sono per le cose di cuore, di petto, di sensibilità, di vibrazione del
dell'anima. Bello, bella questa cosa. Nell'album Kintsugi amica mia, ricordiamolo, è in vendita in copia fisica, per cui si può trovare nei negozi, è in digital download, è nei servizi di streaming. Compratelo. L'ho visto in classifica, l'ho visto in classifica sia tra i vinili che tra gli album. Il vinile è bellissimo, anche perché il vinile contiene nella copertina, quando togli il disco, una lettera che io ho scritto per Mimì, che non è nel CD comunque. Quindi è un pezzo raro soltanto per i vinili, che è in edizione limitata, si trova anche su Amazon, quindi cercatelo. Dicevo che in questo album, Kintsugi amica mia, c'è anche una tua rivisitazione di E non finisce mica il cielo, sì, che io ho ascoltato, mi ha colpito molto perché la trovo quasi lounge. Ma dai. C'è un'atmosfera davvero molto bella. Cioè, non voglio essere frainteso, ma sembra, sai, quelle musiche un po' da aperitivo. Ma è una cosa bella in realtà, perché è d'atmosfera. Ce lo dici tu. Davvero, è una cosa molto bella. Può sembrare una cosa brutta, ma ti posso assicurare che è un complimento. Sono belle le musiche da aperitivo, eh. E infatti, sono delle cose bellissime. Esatto, ed è una cosa nuova per quanto riguarda Mia Martini, secondo me. Quindi, complimenti intanto perché avete voluto osare in questa cosa. Sì, abbiamo usato, tanto è vero che quando l'arrangiatore mi fece sentire l'arrangiamento di Danza, ho detto no, per l'amor di Dio, cioè, invece poi quando l'ho cantato, secondo me è molto forte, cioè, mi complimento da sola. L'arrangiatore è Ivano Zanotti, giusto? Ivano Zanotti, che è un meraviglioso batterista, che è in tour anche con te, Loredana, quindi stati, insomma, lui, bravissimo, simpaticissimo, con Ligabue, batterista con Ligabue in questo tour degli stadi di quest'anno. Allora, dato che l'abbiamo citata, e devo dire è la versione che più mi ha colpito del disco, io vorrei che anche chi ci sta ascoltando potesse appunto gioire di questa version Aida Cooper, E non finisce mica il cielo, da Kintsugi amica mia Aida Cooper. Senti Aida, la senti Aida, questa atmosfera lounge di cui ti parlavo? Beh, bravissimo Zanotti a fare gli arrangiamenti. Infatti, pensavo. È stato davvero bravo. Ascolta, adesso ti voglio mettere alla prova. Dimmi. C'è un piccolo gioco, cioè adesso io andrò a ricavare delle strofe. Io sono un po' dislessica, eh. Ma non c'è problema, quindi, guarda. Sappilo. Andrò a ricavare perché voglio testare la tua conoscenza del repertorio di Mimì e di Loredana. Mamma. Facciamo un piccolo gioco. Io per i testi sono negata. Sì. Ancora adesso li leggo. Lo so, ma vediamo se magari ne ricordi. Vediamo. Allora, io ti dirò le strofe di alcune canzoni loro. Tu mi dovrai dire, se te lo ricordi, ovviamente, di chi è, cioè se è di Mimì o di Loredana, e il titolo. Ah, ok. Ci proviamo. Mamma. Ok. Ecco la prima. Notte, lunga notte al telefono, notte alla finestra, non voglio crescere. O notte, 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 dimmi adesso, il tuo cuore che lo attraversa, io non voglio crescere. Si è messa le mani alla bocca, Aida. Mi viene da ridere. No. Dunque, leggendo il testo, dovrebbe essere di Loredana. Mm. No, dimmi. Oh, nanana. Oh, nanana. Viva l'amore, l'ho anche cantata. È quella. Era l'ho viva l'amore nel disco. Era viva che l'amore. Figuraccia. Vabbè, ma ci sta. Va bene, la prima è andata. La prossima. È insensibile all'amore, la passione non lo tenta. Con le donne è un gran signore. Vai. Se le vuole, le violenta. Robin Hood di Loredana. Esatto, e questa è giusta. E ancora. Tu mi cerchi quando vuoi, quando il sole va a dormire. Tu mi cerchi, tu mi vuoi solo per te, ma domani che sarà e domani che sarà. Guarda, la conosco ma non riesco a... La conosci sicuro, Loredana. Sicuro. Questa è tosta, perché non la... pensa che Loredana non l'ha mai fatta dal vivo. Allora è di Loredana. Ah, no! No, mi sono fatto fregare così, ma non è possibile. No, cos'è? No, lo conosco. Dimmi che mi ami. Dimmi che mi ami, ami, cioè, ma qui è un periodo del balconcino, eh. lo so, però insomma è un pezzo che lei non ha mai più proposto dal vivo. Ma qui noi abbiamo litigato per questo brano. Veramente? Perché praticamente Loredana un giorno mi chiese una cosa assurda. Voleva che le cantassi una cosa tipo la Callas in Philadelphia. Sai, okay, che c'è in Philadelphia il film? Sì. Volevo una cosa lirica, così, di come Loredana, io non sono lirica. Ma su questo brano, su, sì, Dimmi che mi ami. Allora io andai da un mio amico pianista e cercai di fare una cosa che stesse bene con l'arrangiamento. Sì. Avevo fatto una cosa molto carina. Ok. Non so perché
quando la portai da lei non lo sentì neanche. Che cazzo hai fatto? No. Ha preso il disco e l'ha buttato nel camino. Cioè, nel camino addirittura. Non l'ha neanche ascoltato. E poi abbiamo ascoltato un'altra versione, quindi vabbè, quindi avevi inciso anche tu questo brano, dimmi che mi ami, tu sì. Pensa. Bene, allora, prossima, allora questa quindi facciamo che ok, dai, facciamo che ok. Allora, la prossima, ma finì improvvisamente mille fuochi dentro la mia mente, io l'ho perso ma ora so dentro me, ti porterò per il tempo che vivrò come un dono raro, mio caro. Senti, io me ne vado, ti saluto, Radio Bla Bla. Parla degli occhi, parla degli occhi. Occhi un po' tristi. E di Mimì, è un brano molto sconosciuto. Ah, di Mimì. No, ma io sono negata per le parole proprio, cioè non... È difficile ricordare te. Difficile. Facciamo l'ultima, ma questa la sai sicuro. Dammi un bacio che mi sazia, che l'amore non si avanza, egoista oppure giusta, chi lo sa. Loredana. Con? Si spegne il... Si spegne? Maledetto Luna Park. Già. È dura, lo so. Sono stato cattivissimo. Sei veramente cattivo. Puoi menarmi, sei autorizzato a menarmi, guarda. Però è arrivato un messaggio invece di un ragazzo che dice: un saluto ad Aida da Enrico, complimenti per la voce. Ho un ricordo particolare legato al brano Mia Mamma. Sei una grande. Questo è grazie Enrico, mille. Che ci ha appena scritto. Allora, per amarti la sappiamo tutti, no? Certo. Allora l'ascoltiamo e la cantiamo tutti insieme. Mia Martini, per amarti. Per amarti, Mia Martini, questo bellissimo. È il brano del cuore di Aida. Sì, vero. Come mai? Mi vuoi raccontare perché? Te l'ho detto, perché io sono melodrammatica. Ah, ok, siamo sempre su quello. Sempre quello. Ok. Ascolta, domanda che ti voglio fare, ma sicuramente mi faccio portavoce di tutti i tuoi fan. L'hai un po' anticipato, ma ci sarà un tour effettivo su questo disco proprio, oppure bisognerà aspettare quello spettacolo di cui parlavi? Ma spero ci sia questo tour dal vivo, cioè, lo spero anch'io. La mia vita è tutto un divenire, non c'è niente di concreto, non c'è... Si vive alla giornata. Vivo la giornata. Ho sempre vissuto la giornata. Non so se sia un bene o sia un male, però... È così. È giusto così. Riparte invece il tour di Loredana oppure no? Si sa già qualcosa? Cioè, è finito il Summer Tour? È appena finito. Ci sarà la tranche invernale, una nuova tranche? Non lo so. Non si sa. Sinceramente ancora non si sa niente. Non si sa nulla, va bene. No. Quindi per il momento non sei in tour né da sola né con Loredana. Esatto. Oh. Canto in casa sotto la doccia. Canti in casa sotto la doccia, esatto. E canti quando vai in radio a fare le interviste, perché esatto. Perché mentre passano i brani. Ma ascolta, ma glielo chiediamo un pezzo a cappella? Fa brutto se ti chiedo un pezzo a cappella di un brano che vuoi tu. Volesse il cielo che è passato il vento ritornasse il canto che non finirà e che ascoltando si piangesse tanto che nel mondo il pianto non tornasse mai. Volesse il cielo che no. E non mi ricordo il testo. Sei sempre lì, al solito problema, ma va benissimo, grazie per questo regalo. Questo era un regalo. Pezzo bellissimo che cantava Mimì di... mamma mia... brasiliano. Era Vinicius de Moraes. Ok. Perché lei poi anche in Brasile so che aveva avuto un bel po' di esperienze anche con Chico Buarque, esatto. Infatti, quindi... c'è un brano suo che mi piace tantissimo, che non so perché, perché mi risveglia delle sensazioni dell'infanzia e si chiama Valsigna. Ok. Ed ha un testo molto particolare di questo uomo che arriva a casa presto e che non pensa al lavoro, ai soldi, e dice alla moglie: preparati che usciamo. E lei cerca la collana, cerca la camicia, e vanno in piazza e cominciano a ballare. E mi piace da matti sto brano, mi viene la pelle d'oca a pensarci. Andrò ad ascoltarlo perché non me lo ricordo, ma vado ad ascoltarlo. Mi chiedono invece, c'è Federica che vuole sapere se sei intenzionata a realizzare un album di inediti. Magari. Ti piacerebbe? Sì, mi piacerebbe, come no. Scritti da te, vorresti collaborare invece con un autore? Ma con autori che se la sentono di scrivere brani per me. Ok.
Ce n'è qualcuno che, a cui busseresti alla porta proprio dicendo: uè, Vasco Rossi, siamo sempre su va, siamo Maurizio sempre su Piccoli. Ma Maurizio Piccoli ha scritto dei brani meravigliosi anche per Mimì e per Loredana. Infatti Maurizio Piccoli è molto bravo, sì, mi piace un sacco. Chi ha scritto Amore Amore un corno? Baglioni. Baglioni, ecco. Che rapporto c'era tra Mimì e Baglioni? Perché no, questo non, sinceramente non lo so. Non lo sai? No. Ok, no, perché Claudio molto spesso nelle interviste la ricorda con grande amore, grande affetto. Penso, no? Senz'altro che sia così. Cioè, anche perché poi fecero un altro brano insieme dove Mimì fece un controcanto bellissimo, che era, adesso non mi ricordo il titolo, Stelle. Ah sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Adesso lo ricordo. Stelle di Stelle. Stelle di Stelle, esatto. Era il titolo corretto. Allora, dato che l'abbiamo citato, visto che stiamo andando piano piano verso la conclusione di questa puntata, ascoltiamo proprio Amore, Amore, un corno, scritta per Mimì dal grande Claudio Baglioni. E poi torniamo per i saluti con Aida Cooper. Okay. Amore, Amore, un corno. Mia Martini, qua. Bravissima. Il canto del cigno, la penna era quella di Claudio Baglioni. Dicevamo che nell'album Kintsugi Amica Mia c'è anche un duetto con Loredana. Sì. Vuoi raccontare perché avete scelto proprio il brano? Qual è intanto il titolo? Guarirò, guarirò. Guarirò, guarirò. Come mi mai? Da fare. Come mai quella? Ho chiesto quale pezzo le piacesse cantare e lei mi ha detto guarirò. Ah, ha scelto Loredana quindi? Sì. Ok, ok, ok. Ascolta, noi stiamo arrivando verso la fine di questa puntata. È stato un grandissimo piacere averti qua ospite. Ti ho messo alla prova con i testi, spero tu mi abbia perdonato. Sei proprio cattivo. Spero tu mi abbia perdonato, anche perché io ti voglio invitare a tornare naturalmente. Cioè, grazie mille. Noi ti aspettiamo assolutamente, okay. Questa volta senza gioco dei testi. Voglio ben vedere. Va bene, allora ricordiamo una cosa: che Kintsugi Amica Mia è l'album di Aida Cooper con all'interno 10 brani esatto. Dedicati a Mia Martini, non soltanto dedicati ma sono proprio parte del suo repertorio, riarrangiati e ricantati da te. È esatto. Disponibile in digital download, in copia fisica, in vinile e in streaming da tutte le parti del mondo. Lo trovate, quindi mi raccomando, acquistatelo o ascoltatelo perché davvero merita tanto tanto tanto. Grazie mille. No, grazie a te, davvero è stato un onore, perché sei un pezzo della storia della musica italiana e quindi grazie di cuore, perché grazie è stato bellissimo. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori di Bla Bla. Adesso bacio dove volete voi, usate la fantasia. Usate la fantasia e anzi non ponetevi dei limiti. Anzi. anzi, tutt'altro. Adesso, a proposito di limiti che non si pongono mai, c'è il rock and roll, perché arriva ai microfoni di Radio Bla Bla Mario De Angelis, il suo back in rock per un bel po' di rock and roll. Io vi ricordo che Il Canto del Cigno torna domani dalle 16 alle 18, sempre in diretta. Buona serata a tutti e adesso la linea al GR e all'Avviabilità. Ciao.